È la giornata dell'accoglienza delle matricole, segna ovviamente il ritorno in sicurezza in aula secondo la scelta dell'università. Questo ha comportato ovviamente che noi abbiamo stamattina circa 200 matricole qui in presenza. Dopo il lockdown e la conseguente pausa forzata, anche l'università finalmente riparte. Al campus universitario del Pionta sono infatti iniziate le lezioni dell'anno accademico 2020-2021, ovviamente in tutta sicurezza. E mentre proseguono le immatricolazioni ai corsi dell'Università di Siena, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale ha organizzato per le matricole il Welcome Day per facilitare il loro inserimento nell'ambiente universitario. Le lezioni prendono in presenza, io fra poco vado a fare lezione, però contemporaneamente tutte le lezioni sono trasmesse dal computer in diretta, dal remoto, quindi una studentessa o uno studente può venire in aula o può seguire tranquillamente da casa in sicurezza, perché le lezioni sono in entrambe le modalità, tutte le lezioni. Per quanto riguarda gli esami, saranno in presenza? Gli esami sono decisi in presenza, fino ad ora li abbiamo fatti da remoto, probabilmente gli esami torneranno, vediamo, gli esami saranno a novembre, ma sono per studenti ovviamente dell'anno scorso o ritardatari. Per le matricole il primo appello d'esami è a febbraio. Vedremo, però c'è la possibilità in sicurezza di farle in presenza. Ovviamente ci si è dovuti riorganizzare per trovare gli spazi adeguati. Al momento noi stiamo facendo ricerca per trovare gli spazi in Arezzo, abbiamo avuto varie disponibilità. Il problema non è facile perché abbiamo bisogno di spazi grandi. Noi abbiamo organizzato col presidio l'orario in maniera tale che i corsi numerosi devono disporre almeno 3 aule, e là dove l'anno scorso stavano in un'aula. Il problema degli spazi esiste per la sicurezza, ma esiste perché Arezzo ha tanti studenti, questo è uno dei, insieme a economia, è il dipartimento che ha il maggior numero di matricole di tutto l'Ateneo.